Un trattore totalmente autonomo che lavora 24 ore su 24 in campo perché ha un motore diesel Perkins da 75 cavalli, può attaccare qualunque attrezzo perché ha un sollevatore, quindi i tuoi attrezzi che è già in azienda agricola, e anche la PTO, quindi ha tutto per lavorare in modo autonomo. Vediamo come lavora in campo automatica di AgriCobot. Il sogno di ogni agricoltore, avere una macchina che lavora autonoma in campo, nel mio caso il vigneto, e essere in azienda agricola a fare altre mansioni, perché siamo oberati sempre di piccole cose da fare. Da questa idea parte Automatica. Ora, è un trattore a tutti gli effetti perché abbiamo un motore Perkins da 75 cavalli, quindi un'ottima potenza, abbiamo i cingoli, quindi possiamo andare a lavorare in qualunque pendenza, in qualunque condizione, senza andare a compattare il terreno, abbiamo un sollevatore come ogni trattore per attaccarci già gli attrezzi che abbiamo in azienda agricola, quindi non è che dobbiamo comprare nuovi attrezzi da attaccare, e questo è iperversatile perché posso attaccarci dalla trincia all'atomizzatore, come in questo caso posso attaccarci anche un piccolo ripuntatore, quindi posso attaccare quello che voglio, e in più abbiamo anche la PTO, quindi anche lì possiamo andare ad attaccare tutti gli altri attrezzi. Insomma, è un trattore senza cabina che in modo autonomo lavora il tuo terreno. E ciao a tutti farmer, spero tutto bene. Non stiamo parlando di un prototipo, ma stiamo parlando già di una macchina che è operativa nell'azienda agricola, quindi è realtà. Ora andiamo a vedere i particolari di questa macchina. L'abbiamo già vista in varie fiere, abbiamo visto la teoria, oggi andiamo a vedere la pratica. Andiamo a vedere anche come sta lavorando, come lavora, come si comporta, la sicurezza, insomma tutto. Ma partiamo dall'inizio. Questa macchina sta lavorando in questi vigneti già da differenti mesi, quindi ha già mappato bene tutto, sta già capendo come si comporta e dove ci sono le varie piante. Ma ipotizziamo che questa macchina arrivi domani a casa nostra. Cosa avviene? La macchina viene messa nella capezzagna, capisce dove sono i filari e incomincia a lavorare. Naturalmente il primo giro andrà a mappare tutto il nostro vigneto. Potremmo già fare il trattamento, noi possiamo aiutarla, correggerla se ci sono delle piccole correzioni che vogliamo fare. Più giri, in questo caso più lavorazioni vengono fatte, più la macchina apprende. E occhio, questa cosa è importantissima. Perché? Perché il vigneto non è mai lo stesso. Partiamo da marzo con tutto spoglio, andiamo in progressione a cambiare faccia al nostro vigneto perché cresce tutta la parte vegetativa, crescono gli acini, insomma si sviluppa. In questo automatica incomincia a mappare ogni volta e aggiorna sempre di più il nostro vigneto. Questo lo fa tramite tutta la sensoristica e le telecamere che sono state installate. Vengono presi tutti questi dati, vengono messi in un maxi cervellone dove vengono analizzati e viene composta sempre di più un'immagine reale di quello che è il nostro vigneto. Io faccio l'imprenditore, quindi arriviamo alla sostanza, perché sono il futuro, oddio, ormai sono il presente queste macchine. Abbiamo sempre di più dei costi dati dalle ore lavorative della persona che sta sul trattore, che sia un dipendente o che sia il titolare, comunque sono ore lavoro da conteggiare. Abbiamo un problema di gasolio, quindi andare a ottimizzare il gasolio che andiamo a spendere. Una macchina del genere riesce di sicuro a essere molto più economica rispetto a un normale trattore, perché va a bilanciare velocità, potenza e uso quando servono, quindi è controllata in modo perfetto. Andiamo anche a ottimizzare le ore lavorative. Per quanto uno può lavorare tantissimo, potrà lavorare 8, 10,
12 ore al giorno, mai 24 ore su 24. In certi istanti, soprattutto in vigneto, in certe condizioni di stagione, quando piove veramente un sacco e fai fatica a entrare in trattore, essere molto puntuali a fare un trattamento fa la differenza. Quindi in 24 ore riesco a trattare tutta la proprietà. Siamo un'azienda che coltiviamo vigneto nella pianura friulana, anche un po' in collina nel Friuli. Gestiamo circa 250 ettari, parte in biologico, parte in convenzionale. Usiamo tutta la tecnologia possibile e immaginabile per abbattere i costi e sicuramente anche i tempi, perché il problema della manodopera è qua come dappertutto. Di conseguenza abbiamo cominciato ad usare l'agricoltura di precisione, controllo da remoto di tutte le attrezzature, di tutte le macchine, e ci siamo avvicinati anche al mondo del robot. Passare ai robot perché appunto manca personale, mancano autisti e di conseguenza abbiamo questa necessità, ma soprattutto un operatore è in grado di seguire più robot per fare più operazioni e questi robot possono lavorare 24 ore al giorno. Di conseguenza c'è una riduzione dei tempi, dei costi e una tempestività nelle operazioni che andiamo a fare. Ultimissima cosa da contare è che una macchina del genere è totalmente versatile. Cosa vuol dire? Che non la uso solo come atomizzatore 3-4 mesi all'anno, ma vado a utilizzarla a fare tutte le varie lavorazioni. E come hai visto e ti ho spiegato, entra in campo, capisce dov'è, incomincia a mapparlo e parte subito. Quindi può essere un'ottima soluzione anche per il terzista che porta la macchina in campo, incomincia a lavorare la terra e la ritorna a prendere a fine lavorazione. Il personale che non guiderà più il trattore sarà a gestire i robot, ma sarà a gestire i robot non al sole, ma sarà in un ambiente sempre climatizzato, per cui potrà, il robot potrà operare durante il giorno con 30 gradi piuttosto che durante la notte, perché poi l'operatore a distanza controllerà questi robot con facilità e semplicità. Ma andiamo a vedere in intimità un pochino la macchina, cioè entriamoci dentro. Prima di tutto, se vai a vedere, è stata progettata in modo veramente, veramente semplice. Non sembra quasi una macchina moderna, perché le macchine moderne oggi sono un casino anche solo andare a fare la manutenzione. Qua invece è tutto ben accessibile. Abbiamo un motore Perkins, perché è importante il motore Perkins. Oltre di sicuro a darci affidabilità, abbiamo tutti i pezzi di ricambio, perché comunque è un motore molto, molto utilizzato, oltre che affidabile. Abbiamo qua il serbatoio del gasolio, quindi molto semplice da andare insomma a riempire a inizio lavoro. Ha un'ottima autonomia, naturalmente l'autonomia dipende da che lavorazione state facendo, perché il consumo è parametrato su quello. Fuori abbiamo tutti i sensori vari che sono ben esposti. Molto importante, radiatore diviso in tre parti, quindi su questo radiatore andiamo già a avere olio idraulico, motore e acqua. Applicazione molto interessante che è fondamentale. Noi sappiamo che quando lavora la macchina la grata tende a prendere tutta la paglia, insomma tutto lo schifo, e quindi qua si riempie di solito di piccole particelle di sporco, insomma, che vanno a ostruire tutto il raffrescamento della macchina. Ogni tot lavorazione la macchina inverte il giro della ventola, quindi va a pulire tutta la griglia. Quindi vuol dire che la macchina lavora sempre a regime, senza nessunissimo problema, senza surriscaldarsi. Da una serie di prove, e qua così andiamo al serbatoio dell'olio, mi hanno detto che dopo una lavorazione di tutta la giornata in piena estate, l'olio raggiunge circa massimo i 60 gradi, che è un'ottima temperatura, vuol dire che riusciamo a refrigerare molto molto bene la macchina. Perché poi stiamo parlando dell'olio? Perché andiamo a spostarsi sul retro, se tu vai a vedere la nostra presa di forza, la PTO non è una PTO meccanica, quindi PTO meccanica vuol dire che abbiamo tendenzialmente molta più usura, ma è una PTO idraulica.
Quindi che cosa va a significare tutto questo? Che avendo tutta a disposizione comunque dell'idraulica così di potenza, possiamo attaccarci magari un giorno anche dietro una trincia, che può essere anche quelle a olio, che stanno incominciando, devo dirti, a funzionare. Parlando poi naturalmente dell'impianto idraulico, i cingoli sono tensionati in modo idraulico, vuol dire che la macchina continua a tenere una tensione costante, quindi parametra e tiene d'occhio, insomma, tutto il funzionamento. Questo vuol dire che il cingolo ci lavora sempre in modo ottimale. Se poi dobbiamo andare a fare una manutenzione sul cingolo altro, sempre in modo idraulico andremo a smollare e andremo a fare tutte le nostre operazioni senza nessunissimo problema. Quindi anche qua ci facilita tutto il lavoro. Ora, possiamo avere la nostra macchina già con installato il serbatoio per fare i trattamenti. In questo caso l'azienda agricola l'ha voluta più versatile perché aveva già la sua macchina appunto per fare i trattamenti, soprattutto multifila. Quindi è stata configurata in questo modo. Se tu vai a vedere, comunque è la macchina che ha bilanciato il peso, perché il motore davanti rende tutto ben bilanciato. Spettacolo! Quindi ha finito la fine, ha staccato l'atomizzatore in modo automatico, naturalmente in capezzagna. Ora, seguendo una mappa e uno schema che si è studiato lui, entra in una nuova fila. Appena entra vedrai che partirà già l'atomizzatore in modo autonomo. Signori, questa è veramente il presente. Ma che bello che è. Vedi? Ora fra 2 secondi, 3, 2, 1, bam! Guarda lì, vedi che l'ha acceso? Così non perdiamo prodotto. E lui va. E la macchina continua ad andare. Ora, questo non è solo il futuro, questo è già il presente. Una macchina che ci lavora 24 ore su 24, andiamo a risparmiare di sicuro vari costi, siamo molto più efficaci. Succede una grandinata, dobbiamo fare un trattamento perché dobbiamo coprire una superficie molto alta, possiamo farla lavorare 24 ore su 24, dobbiamo solo mettere gasolio e acqua, quindi l'operatore anche nelle giornate così torride non fa nulla se non andare a controllare che la macchina funzioni bene. Ora, se ti ha un po' incuriosito tutto questo, ti lascio qua in descrizione il sito di AgriCobots dove ci sono tutte le informazioni. Naturalmente questo video non può essere esaustivo. Abbiamo aperto una parentesi molto grossa per capire se può fare al caso tuo, per la tua azienda agricola, per tutte le domande che di sicuro hai che sono specifiche, contattali pure e fai le domande. Niente, direi che noi andiamo a mangiare perché la macchina lavora al nostro posto. Farmer, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!